Buongiorno, popolo bianconero, popolo di Topland. Allora, Italia-Svezia 1-0, nonostante non sia stata una partita, diciamo, memorabile, tutt'altro, almeno fino a 10 minuti dalla fine, abbiamo portato a casa altri 3 punti e questa volta una qualificazione, diciamo, anticipata, cosa che non succedeva da una vita, meno male. Diciamo, io a un certo punto non ci speravo più, ho detto qua se non succede, non accade un episodio favorevole qua non segniamo più. 2 minuti dopo, gol di Eder, sono stato buon profeta, meno male, ogni tanto ci azzecco anch'io. Forza Italia, vamos agli ottavi e vedremo cosa ci riserverà il destino. Berardi, dico Berardi, è la seconda volta che rifiuti la Juve. Evidentemente tu non meriti la maglia bianconera, non hai idea di cosa sia lo stile bianconero. Va bene, non ci vuoi, stai al Sassuolo, fuori di Bar e basta, chiuso. Non è che adesso noi non campiamo, la Juve dico va in fallimento perché non prende Berardi, ma stiamo scherzando? A parte che tu non sei mai stato fenomenale, non sarai mai un fenomeno. Poi, se è vero come è vero che sei anche simpatizzante, tifi per i prescritti, ragioni in più per non volerti. Cioè, stai dove sei, è aria, ok? Niente, dico. C'è un bel sole qua a Bergamo oggi, strano, che non piove. Niente, dico. Sembra che domani dovrebbe fare le visite mediche anche Daniel Alves per firmare il contratto. Vamos, avanti un altro. Iniziamo colpi a raffica, mentre gli altri vanno sempre molto ma molto piani. Ci poveri loro. Il povero Galianistan, onorevole Galianistan, mi consenta. Niente, dico, mando un saluto, un abbraccio al popolo bianconero. Vi aspetto sul mio gruppo di Facebook di Jayland, vi aspetto nella mia pagina di Facebook Juve Galassia Bianconera, iscrivetevi, mettete tanti mi piace. Alla prossima e forza Juve! Sperando come la faccio.